vuole essere un aiuto concreto per quanto riguarda le famiglie in difficoltà economica, soprattutto perché in questo periodo Covid molti nostri concittadini sono ritrovati in questa situazione. Questa conferenza stampa è stata indetta appunto per pubblicizzare un servizio importantissimo di servizi ai cittadini per quanto riguarda il pagamento delle utenze domestiche, in particolare acqua, riscaldamento, energia elettrica, ma non solo, perché c'è un fondo di 5.000 euro anche per quanto riguarda i rifiuti. Ho fatto poi un riassunto di quello che è stato fatto dai nostri uffici negli anni della pandemia, quindi 2020 e 2021, anche rispetto ai buoni spesa. Perché è importante sottolineare quanto il Comune di Montevarchi sia stato attento alle fasce più deboli in una situazione complicata da un punto di vista economico come questo e continuerà a fare questo tipo di servizio. Vorrei soltanto dare due dati. Nel 2020 il Comune di Montevarchi, con l'aiuto anche ovviamente di fondi statali, ha dato come buoni spesa un totale di 249.000 euro. Come aiuto, come sostegno alle famiglie in difficoltà economica. E nel 2021 abbiamo superato i 50.000 euro, circa 58.000 come buoni spesa e ancora quasi altrettanti saranno da assegnare. Questo per far capire come le esigenze primarie, come quello di fare la spesa dei beni di prima necessità, siano qualcosa di fondamentale che i cittadini devono avere la possibilità appunto di comprare e avere la possibilità di usufruirne. E per questo il Comune di Montevarchi vuole essere e continuerà ad essere a fianco delle famiglie più in difficoltà e più fragili e più in difficoltà appunto economica soprattutto.